Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nell'ultima edizione di Pomeriggio 5, una nota analista che in passato faceva parte del team di Alberto Matano è stata accolta nel programma. Questo movimento non è una novità, visto che diversi personaggi hanno già fatto il passaggio dalla vita in diretta a Pomeriggio 5. Secondo quanto riportato da Dagospia, dietro a queste transizioni ci sarebbe il desiderio di aumentare la quota di mercato del programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso. Si parla di una vera e propria battaglia con la vita in diretta per acquisire volti noti e giornalisti con offerte economiche che la RAI fatica a coprire. Recentemente un opinionista di spicco ha fatto il passaggio dalla vita in diretta a Pomeriggio 5. Mirta Merlino ha accolto nel suo programma una nota opinionista, presentatrice, cantante ed ex concorrente del Grande Fratello. Durante la trasmissione, Stefania Orlando è stata presentata come una new entry e ha subito dimostrato la sua competenza nel commentare fatti di attualità. In particolare, Stefania Orlando ha parlato della storia segreta tra il ministro San Giuliano e Maria Rosaria Boccia, rivelando anche di aver vissuto un tradimento nel suo passato. Questo tema ha portato alla luce la sofferenza delle persone coinvolte in un adulterio, con la consorte che diventa la vera vittima della situazione. Orlando ha condiviso la sua esperienza personale di tradimento, sottolineando quanto sia difficile perdonare un gesto del genere. Le storie di infedeltà, come quella raccontata da Stefania Orlando, risuonano con molte persone in Italia. La trasmissione ha toccato un argomento delicato e universale, mettendo in luce le conseguenze.